per la rubrica Special Match questa settimana vi regaliamo il derby di Manchester tra United e City. Ovviamente è la stracittadina di Manchester, le due squadre che vediamo in questo momento inquadrate nel tunnel stanno per fare l'ingresso nello stadio Old Trafford, denominato da tutti il Teatro dei Sogni, e ci riporta alla mente la finale di Champions League del 2003, dove due italiane si sono contese il massimo alloro europeo. E ovviamente stiamo parlando di Milan e Juventus. Intanto eccole qui le due formazioni: il Manchester nella sua sgargiante maglia rossa, il City si presenta con la casacca azzurra. Dunque ecco qui si caricano gli uomini del Manchester, tra poco vedremo anche le formazioni. Cominciamo dal Manchester che schiera Schmeichel, Neville, Pallister, Nicol, Irvine, Robson, Roy Keane, Steve Bruce, Best, Hughes e Ryan Giggs. Vediamo come risponde il City. Il City schiera in porta James, Hargreaves, Aman, De Michelis, Sagna, Foe, Kinklaadze, Tarnat, Bernabia, McManaman e Niall Quinn come punta centrale. Dunque tutto è pronto, ovviamente non vediamo l'ora che la palla venga messa al centro del campo, che darà il via alle ostilità. Sarà proprio lo United a gestire il primo possesso. Ecco questo pallone per Pallister, l'appoggio per Roy Keane, da Roy Keane a Steve Bruce, palla per Irvine che lancia in avanti per Giggs, ma Aman chiude in fallo laterale. Ovviamente si alzano i decibel del pubblico dell'Old Trafford, che ovviamente numeroso assisterà a questo derby. E questo pallone per Gary Neville, Gary Neville cede palla a Roy Keane, Roy Keane cercava Giggs ma Foe ha fatto buona guardia, ancora Giggs di prima a partecipare all'azione, Irvine il cross in mezzo, niente da fare, un difensore del City è stato bravissimo, ma era in fuorigioco Hughes, il guardaline con un poco di ritardo ha segnalato il fuorigioco. Rimessa dal fondo adesso affidata a Calamity James, portiere del City. Hughes subito, serve Steve Bruce, palla per Hughes anticipato da un difensore del City, ancora Hughes, pallone per Hughes fa il velo, McManaman intercetta questo pallone pericoloso, Nicol perde palla, ancora si lotta, Bernabia vuole fare ripartire il City, ma Nicol in te che l'è scivolato lo priva del possesso, palla di Giggs all'interno dell'area, niente da fare, Steve Bruce, ancora Irvine, il cross, il colpo di testa e poi la mezza papera di James. Ecco perché il suo soprannome è Calamity James, proprio per queste sue prese a volte poco ovviamente sicuro. Intanto il Manchester United va in vantaggio, del cross da destra è stato deviato in rete da un tuffo di testa di Ryan Giggs, pupillo di Sir Alex Ferguson. Il gallese Giggs ovviamente indirizza la gara in favore dello United. Vedremo adesso il tutto con l'aiuto della RFL, grande sostanza dei Red Devils, squadra di Manchester. Vediamo il cross, colpo di testa in tuffo di Giggs alla bettega e palla in rete. Vediamo tutto è scaturito da un fallo laterale, il cross di Robson che passa tra due difensori e a volo d'angelo Giggs alla bettega mette dentro il punto dell'1-0, grandissimo gol in tuffo di testa di Ryan Giggs al 18esimo. Aman, palla per De Michelis, adesso prova il City ovviamente a riorganizzare qualcosa, Quinn, palla per Bernabia, Foe si fa vedere il camerunense, Foe tenta il cross contrato, sarà calcio d'angolo, il City per la prima volta si affaccia nell'area di rigore del Manchester United. Pallone per Hargreaves, corner corto, poi McManaman, Foe! E qui Schmeichel para in sicurezza al 24esimo. Adesso apre per Gary Pallister, la Pallister a destra, la sponda per Roy Keane. Roy Keane cerca Giggs, autore del primo gol, qui gli sottrae la sfera a Bernabia, poi cerca Hargreaves all'indietro per Aman, il tedesco.
va da De Michelis in sicurezza ancora per Haman. Adesso il City manovra bene questo pallone, lancia a cercare Foe che si perde in fallo laterale. Vedremo la rimessa in favore dello United. Avevamo visto giusto Nicol, palla per Pallister che alza questo pallone a cercare Hughes. Haman nella spizza, Hughes insiste ma Haman in un secondo tempo riesce a perfezionare il disimpegno. De Michelis allarga per Tarnat, primo possesso per Steve McManaman che scambia con Quinn, palla ancora per McManaman, la finta, poi vuole il cross, Quinn all'interno dell'area, grande risposta di Schmeichel con la mano sinistra, respinge questo tentativo di andare in gol. Intanto qui apertura bellissima di Hughes per Giggs fermato dal giocatore inglese Owen Hargreaves di origine canadese. Foe intanto tiene palla in mezzo al campo, e Robson recupera questo pallone, Hughes prova a girarlo di prima intenzione a Libertadia, tocca all'indietro Haman, pallone per Graves, e proprio in questo istante finisce il primo tempo di Manchester United, Manchester City, gara decisa da un colpo di testa alla bocca di Ryan Giggs. Adesso passiamo al secondo tempo, il City ovviamente ha sostituito Quinn con Dennis Law. Entrato Dennis Law in campo, eccolo qui il primo pallone controllato da Law che trova la conclusione, ma Schmeichel in due tempi neutralizza questo tentativo. Irvin, pallone per Giggs, vediamo Giggs cosa si inventa, palla per Bruce, perde il pallone, Roy Keane lo recupera, Irvin, palla per Steve Bruce, niente da fare, pallone non filtra, Law, King Klaatse, giocatore georgiano. Irvin poteva recuperare palla ma non è riuscito. Dennis Law all'interno dell'area, poi Gary Pallister, Nicol allarga per Irvin ed esterno, serve un pallone improponibile, Irvin lo recupera, cerca ancora Giggs, cambia con Hughes gli restituisce il pallone, Giggs avanza, Giggs entra in area, Ryan Giggs la mette in mezzo e poi James in uscita bassa riesce a bloccare questo tentativo. Adesso con le mani aziona Steve McManaman, palla per Tarnat intercettato da Gary Neville, Matt Hughes, pallone per Giggs, ovviamente una bella palla, Giggs la mette in mezzo, leggermente lunga, Sagna ripiega in avanti verso Tarnat, la sventagliata di Tarnat per Foe liberissimo d'esterno, serve Bernabia, Irvin, ottimo il suo intervento senza commettere fallo, Giggs di tacco, Hughes pallone per Robson ma Tarnat in netto anticipo, poi tocca per Calamity James al 72esimo, il risultato è ancora bloccato sull'1-0 in favore dello United. Foe, palla per Hughes per King Klaatse, ancora all'indietro per Haman, De Michelis esterno, serve Sagna, palla in avanti, McManaman, Neville smorza il pallone in fallo laterale, vediamo interviene anche l'arbitro, 77esimo, arbitro richiama Gary Neville, ovviamente il difensore dello United non è d'accordo con la chiamata del direttore di gara e ovviamente come succede spesso l'arbitro è irremovibile. Intanto entra Deina al posto di Ali Bernabia, anche McElroy in campo, King Klaatse cerca questa palla all'interno dell'area, il Manchester poi cerca la sforbiciata, un giocatore del City purtroppo il suo bel tentativo si infrange con il muro difensivo dei Red Devils. Qui Haman spazza via il pallone, ovviamente sulla pressione di Giggs regala il calcio d'angolo allo United. George Best la mette in mezzo, colpo di testa di Roy Keane e la grande parata di Calamity James che salva la porta del City dal possibile 2-0. Messa laterale, Roy Keane, palla per Steve Bruce all'interno dell'area, Hughes gioca di spalla alla porta e perde la sfera sull'attacco di Haman, il tedesco cede palla a Foe la tiene all'indietro da Calamity James, apre per McElroy di testa, la sponda, pallone adesso a cercare Law
Lo supera Nicole Lo, tutto solo in aria, ed è il pareggio di Denis Lo al 90esimo. Il City riesce a ristabilire la parità. Il gol di Denis Lo, entra tutta la panchina in campo ed è normale l'entusiasmo dei giocatori del City, che in casa dei rivali dello United riescono ovviamente a pareggiare quasi a tempo scaduto. Contropiede perfetto, Lo resiste alla carica di Nicole, vediamolo qui, e poi con la conclusione di destro parte Schmeichel, non poteva nulla il portiere danese. Vediamo questa palla ovviamente nel corridoio, la difesa dello United scoperta, qui Lo si protegge dal contrasto con Nicole, e poi di collo destro la spara dentro, e dunque l'1-1 è servito al 91esimo. Lo, proprio in questo istante, non c'è più tempo, game over all'Old Trafford tra Manchester United e Manchester City. La sfida si conclude in parità 1-1 nel primo tempo. Kicks a tempo scaduto, Denis Lowe.